La Commissione Antimafia è in missione ufficiale a Perugia per un'ampia serie di audizioni sia dei rappresentanti istituzionali e anche esponenti della società civile. La missione giunge dopo le diverse inchieste che hanno coinvolto il territorio umbro e che hanno messo in luce le profonde infiltrazioni mafiose del tessuto economico e che vedono la presenza consolidata di Camorra e 'Ndrangheta. C'è tanto da approfondire, lo faremo ancora perché non vogliamo che una cosiddetta isola felice come l'Umbria si rivelasse ben altro. Sono importanti i segnali che arrivano da inchieste che vengono promosse soprattutto da procure non umbre. E quanto ha detto a Perugia il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, Nicola Morra, che noi abbiamo intervistato. Beh, l'idea di Catanzaro con Infectio e anche con Core Business ha disvelato questioni che debbono essere attenzionate da tutti. Siamo certi che anche la nostra presenza solleciterà ancor più chi di dovere appunto a monitorare, e la cosa che preoccupa è il tentativo di condizionare anche le amministrazioni pubbliche, perché sono venuti fuori tentativi di condizionamento del consenso a favore di candidati, su cui, mi preme dirlo, non ci sono attività di indagine in corso. Certo è che bisogna stare attenti perché non si ripetano fatti che hanno inquinato pubbliche amministrazioni altrove. L'Umbria è una regione in cui ancora non si è registrato alcuno scioglimento di enti locali per infiltrazione mafiosa. Ci terremo che si perpetuasse questa situazione, però bisogna stare particolarmente attenti. Anche la presenza di quattro istituti di pena sul territorio umbro, con due che sono in qualche modo funzionali all'alta sicurezza e anche al regime detentivo 41 bis, ci impegnano a monitorare tutti i giorni questa situazione. Ha chiuso in casa la compagna che voleva lasciarlo e all'arrivo dei poliziotti li ha aggrediti. L'uomo, un italiano di 49 anni, è stato arrestato. È successo a Foligno, dove gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dalla cui provenivano grida di aiuto di una donna. Alla richiesta di aprire la porta, l'uomo ha minacciato i poliziotti, che però con l'aiuto dei vigili del fuoco sono riusciti ad entrare. Appena all'interno, però, lo scalmanato li ha aggrediti, cercando di colpirli con degli oggetti. La polizia lo ha bloccato e ha liberato la donna e l'hanno affidata al 118. Per lui è scattato l'arresto. La città del calcio, del giornalismo, le istituzioni, che più ne ha più ne metta, ha dato oggi il suo ultimo saluto a Luciano Gaucci, l'uragano, indimenticato presidente del Perugia Calcio. C'era anche l'attuale patron del Grifo, Santo Padre, accompagnato da alcuni dirigenti e giocatori, Falcinelli, Rosi e Angella. Erano in chiesa per la messa di suffragio, tra le prime file, dietro la famiglia di Riccardo Gaucci, anche Serse Cosmi e la moglie Rosi. Presenti anche Giuliano Cerulli, ex medico della società, e Roberto Damaschi. Queste le parole di Riccardo Gaucci a margine dell'evento svoltosi alla sala dei notari, dedicato a suo padre Luciano. Registrate da GrifoTube di Marco Tacucci, Umbria TV. Vi posso garantire che mi è venuta la pelle d'oca a vedere una città veramente che si è svegliata con una brutta notizia, ma che ci ha dimostrato un affetto incredibile. Voglio veramente ringraziare di cuore tutta Perugia, tutta la città di Perugia, tutti i tifosi per quello che hanno fatto, per le belle parole che hanno detto e soprattutto per quello che hanno fatto allo stadio poco prima dell'inizio della partita. È stato veramente commovente. Tre ricchi fine settimana tematici con momenti di approfondimento, un centinaio di stand sparsi in tutto il centro storico, giochi, spettacoli e novità, il lancio del marchio Norcia Reale del Consorzio Salumifici di Norcia, ideato per tutelare i maestri norcini del territorio e garantire la qualità dei loro prodotti. Questi i principali ingredienti della 57esima edizione di Nero Norcia, presentata a Perugia lunedì 10 febbraio e in programma dal 21 al 23 febbraio sul tema Eccellenza ed Etica. Il 29 e il 1 marzo sull'argomento eccellenza e gusto e il 7 e 8 marzo incentrata su eccellenza e innovazione. Un'edizione che, come ha detto la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, tutti si augurano possa essere l'ultima in cui si parli ancora di emergenza terremoto. Sentiamo le interviste che abbiamo fatto.
Questa 57esima edizione cade in un momento particolare, quindi va certamente contestualizzata nel momento storico che la nostra comunità, che la città di Norcia sta vivendo, perché non va assolutamente dimenticato che lo sforzo per realizzare questa manifestazione è uno sforzo enorme nel momento in cui noi continuiamo a dibatterci con i problemi importanti, seri di partenza della ricostruzione pesante e di chiusura della fase dell'emergenza. Quindi questo fa sì che questa manifestazione assuma, se possibile, ancora maggiore rilevanza per la nostra comunità. È una mostra importante di rilancio della nostra terra, della nostra comunità, colpita duramente dagli eventi sismici del 2016. Sarà una mostra mercato dedicata alla qualità, verrà presentato il Consorzio Norcia Reale, un consorzio costituito dai nostri produttori di salumi, proprio finalizzato all'aumento della qualità dei nostri prodotti, alla certificazione degli stessi, proprio per dare maggior sicurezza ai consumatori, sia italiani che europei. Dopo aver fatto registrare il picco d'ascolto più alto della terza serata del Festival di Sanremo 2020 con il 60,9% di share, Mika continua a sorprendere ancora i fan italiani e non solo. Si è conclusa da poco la sua tournée invernale, già si lavora per preparare l'estate live. Il Revelation Tour dei Record farà tappa a Perugia nell'ambito di Umbro Jazz il 15 luglio 2020. Sarà questa l'occasione per poter ascoltare uno tra gli artisti più amati del nostro paese e dalla critica. I biglietti sono disponibili a partire da martedì 11 febbraio. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Molte nuvole di passaggio sull'Italia ma senza fenomeni di rilievo. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per martedì 11 febbraio. Locali precipitazioni al mattino sulle Alpi di confine, sulla Toscana e Campania e Calabria. Nube sparse e schiarite altrove. Al pomeriggio, tempo in prevalenza stabile da nord a sud, con cieli sereni o poco nuvolosi. Locali piogge solo tra Calabria e Campania. In serata e nottata ancora deboli piogge sulle coste tirreniche meridionali, nuvolosità irregolare altrove, ma con tempo asciutto. Temperature minime in lieve calo al nord e in aumento al sud, massime in generale rialzo. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.